Si parte, finalmente si inizia, abbiamo grande voglia, i ragazzi hanno voglia di iniziare col piede giusto, quindi siamo pronti. È normale che alla prima di campionato non possiamo essere al massimo come tutte le squadre che iniziano un campionato, però abbiamo avuto dalla Coppa Italia col Monopoli 2 settimane per allenarci bene, l'abbiamo fatto nella maniera giusta, la condizione è sicuramente migliore, siamo pronti per iniziare questo campionato qua. L'ultima volta che ci eravamo visti qua, parlavamo insomma di alcune pedine che mancavano, ora questi calciatori sono arrivati, Murano ha 2 giornate di squalifica da scontare, quindi non sarà a disposizione. Per quanto riguarda Mazzocco e D'Arriva, stiamo aspettando l'esecutività, diciamo, del trasferimento. Sono appena arrivati, quindi devo anche capire com'è la condizione atletica, però sono due giocatori più Murano che sicuramente ci daranno una grossa mano in questo campionato. Trapani sì, è una neopromossa, ma ha veramente poco della neopromossa perché hanno fatto un mercato importante, giocatori importanti, hanno investito tanto. Anch'io leggo che stanno programmando la Serie A, insomma, sicuramente vogliono fare un campionato di vertice, però al di là di quello che farà il Trapani, al di là di quello che faranno gli avversari, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Io sono abituato a ragionarla così, devo pensare. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a fare una grande partita, al di là di chi abbiamo contro. Poi sicuramente avremo davanti domani sera una squadra che punta ad arrivare prima, quindi ci sarà da fare una grande partita, ma sono convinto che ce la giocheremo alla grande. Quando si inizia un campionato, che sia di primavera, che sia di Serie A, di Serie B o di Serie C, c'è sempre un po' d'emozione perché comunque è il nostro lavoro, lavoriamo per questo, lavoriamo per far bene. Qua sono in una piazza sicuramente importante dove c'è un grande seguito e da parte mia, da parte dello staff, da parte dei giocatori c'è grande voglia di dare soddisfazione ai nostri tifosi, quindi un pizzico di emozione ci sarà di sicuro.